Fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che riempie l'universo, che riempie la terra, è sempre presente nella storia dell'uomo. Oggi la Chiesa ci fa proclamare nella prima lettura la chiamata di Mosè, la chiamata alla vita, perché secondo il decreto faraonico lui doveva essere soppresso. Sua madre, invece, ebbe coraggio di. Lo nascose per 3 mesi quando non poté più nasconderlo. Ricorse uno stratagemma, lo pose su un cesto che non affogava perché ricoperto di vimini, ricoperto di bitume, di bitume per i bambini in maniera che non affogasse. Uno stratagemma per poter salvare il bambino, tenerlo nascosto il più possibile. E la provvidenza provvide che la figlia del faraone, vedendo il bambino in mezzo all'acqua, si commosse e la sorella di Mosè propose di presentarle una donna che potesse sdrassare il bambino per lei. E così avvenne. Perché Mosè rimase in vita? Rimase in vita per il coraggio della madre. Dietro la chiamata di Mosè c'è il coraggio di sua madre, l'offerta di sua madre, l'adesione di sua madre alla volontà di Dio. E Dio allora prende quell'atto generoso della madre e lo trasforma in un atto di provvidenza per liberare il popolo dall'Egitto e benedire poi l'umanità intera. Durante il mese di maggio, in ricorrenza della nascita di San Giovanni Paolo II, fu diffuso un video che parlava di una donna rimasta incinta, ma la gravidanza non era di migliore, il feto non si presentava nel modo più corretto. Allora fu suggerita a questa donna di liberarsi del bambino, perché rischiava la vita del bambino e rischiava anche la propria vita. Ma questa donna ebbe coraggio, mise nelle mani del Signore la sua vita, obbedì a Dio e nacque San Giovanni Paolo II. San Giovanni Paolo II ha avuto la grazia di benedire l'umanità, di essere una luce per la Chiesa e per l'umanità intera, grazie alla fede di sua madre, all'obbedienza di sua madre, alla grazia di Dio. Vedete come nella storia umana, dietro il grande personaggio, c'è sempre qualche altro personaggio nell'oscurità che soffre e santifica la sua vita, perché la grazia di Dio arrivi a tutti, la benedizione di Dio arriva a tutti. Come disse il Signore quando chiamò Abramo, farò di te una benedizione, in te saranno benedette tutti i popoli della terra. Nella comunione dei santi c'è questo principio, che il bene che tu hai dentro di te torna a vantaggio di altri. Il bene che tu hai dentro di te, questo bene si comunica per via della comunione dei santi e diventa nelle mani di Dio uno strumento per portare benedizione e salvezza a tanti. Ecco, fratello, il segreto della vita cristiana. Noi tutti abbiamo uno spirito, noi tutti abbiamo un'anima, per cui partecipiamo gli uni agli altri i beni che abbiamo, ma anche il male che abbiamo. Quando tu accogli la grazia di Dio, quando tu offri a Dio un sacrificio, una sofferenza, una cosa, con amore e santità di vita, questo torna a benedizione di tanti altri. Tu non vedrai chi è il beneficiato, a volte questo può essere nella tua famiglia, può essere vicino a te, ma anche se tu non vedi, certamente qualcuno viene beneficiato. Ma quindi che per la grazia deve essere anche per il peccato, cioè se una persona accoglie il peccato, lo esercita, porta odio, è maliziosa, alimenta la cattiveria, questo male inevitabilmente crea una vittima, perché il peccato vuole sempre una vittima. Se è la provvidenza di Dio, fratelli, ci ha creati per vivere in comunione. Giorni fa ho sentito una catechesi che aveva Cafarro, che spiega come l'uomo è tale, è persona quando ama, perché la natura dell'uomo è fatta per amare. E quindi se tu sei una benedizione, rimane di Dio. Tu sei una benedizione, rimane della provvidenza per benedire tanti altri. E allora la storia che noi viviamo è una storia che riflette l'andamento dell'uomo. Dio opera in mezzo alla storia, ma vuole che l'uomo partecipi. Ricordate, Andrea offrì a Gesù 5 pani e 2 pesci, e Gesù prese quei 5 pani e 2 pesci per benedire tutta l'umanità.
per sfamare poi quella folla che era attorno a lui. Ma Andrea dette i suoi 5 pane e 2 pesci. Se non avesse fatto, Gesù avrebbe scoperto l'accusato, non lo sappiamo. Una cosa è vera, che c'è chi fa un atto generoso nelle mani di Dio, diventa uno strumento di benedizione. E questo, caro fratello, cara sorella, è la tua chiamata da Dio. Essere nelle sue mani una benedizione. Ma lui vuole che tu dia quella goccia d'acqua, che tu dia quel pesciolino, che tu dia quel pezzo di pane, che date con amore alle mani di Dio viene moltiplicato. Una volta il santo ebbe a dire: io sono zero, Signore. E il Signore rispose: ma io ci metto l'uno davanti a quello zero. E molto. Quindi, nelle mani di Dio, il nostro niente, la nostra povertà viene benedetta, moltiplicata. Ecco la nostra chiamata, fratelli. E oggi noi accogliamo questo invito che il Signore ci fa ad essere nelle sue mani strumenti di benedizione, offrendo a Lui quello che noi siamo. Hai un dolore, hai una sofferenza, hai una contrarietà, hai un dispiacere. Prova a presentarlo al Signore con amore, ma con amore, non per dispetto, con amore. Che Dio opera sempre con amore. Ciò che non è contrassegnato all'amore non sale in cielo. Cioè, anticamente gli ebrei offrivano i loro sacrifici al Signore servendosi del fuoco che bruciava le vittime perché salisse in alto. Qualcosa fa salire in alto la tua preghiera? L'amore, lo spirito di amore. Signore, oggi avvolge tutta la Chiesa di quest'amore, rinnovare nell'amore. Tu hai chiamato la tua Chiesa a partecipare al tuo sacrificio per la redenzione dell'umanità. Oggi dona questo amore a tutta l'umanità, attraverso la tua Santa Chiesa. Fa che l'amore trionfi, Signore, anche il fuoco dell'amore nelle tue mani bruci ogni iniquità su questa terra e porti la tua salvezza fino agli estremi confini del mondo. A te, Signore, la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tu, Vergine Santissima, prendi nelle tue mani oggi il cuore della Chiesa, innamorala di Gesù Cristo. Fa che ogni parte del nostro cuore sia un inno di lode a Gesù tuo Figlio, per lui al Padre, e tutto torni a benedizione, l'umanità intera sia rigenerata e rinnovata nell'amore. A Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la benedizione del Signore, fratelli, scenda su di voi, e arricchisca, vi santifichi e vi porti tutti ad essere nelle mani di Gesù, strumento di benedizione per tanti altri. E questa sarà la vostra gloria eterna un giorno in cielo. Come dice la Scrittura, ecco, i figli di presentandosi davanti al Padre, dice: ecco i figli che tu mi hai dato. La gloria di Gesù siamo noi che siamo redenti e salvati. La tua gloria un giorno sarà i fratelli che avrai benedetto e aiutato ad entrare nella gloria del Paradiso, ricorrendo per la fede alle mani di Gesù, a cui salga ogni benedizione. Amen. E voi tutti, fratelli, siate oggi e sempre benedetti dal Signore. Amen.